Da notizie di stampa abbiamo appreso come 10 poliziotti siano risultati positivi alla TBC, di cui uno ha contratto l'infezione. Inoltre, da settimane, con l'accrescere degli arrivi di immigrati nei centri di accoglienza del paese, si susseguono gli allarmi sanitari in seguito alla scoperta di ulteriori diverse patologie infettive, cui sono portatori gli immigrati che approdano sulle nostre coste. Inoltre, come noto, nelle zone di provenienza dei nuovi immigrati vi è una presenza elevata dei ceppi del bacillo della tubercolosi multiresistente alla terapia antibiotica. Lo stesso sindaco di Roma, Marino, ha scritto ai ministri Alfano e Lorenzin per esprimere le proprie preoccupazioni. E chiediamo, infine, con questa nostra interrogazione, se il Ministro sia a conoscenza dei costi sostenuti per le visite e la cura degli immigrati entrati nel nostro Paese. E se negli stessi capitoli di spesa siano previsti tutti gli strumenti idonei per la tutela sanitaria degli agenti che devono fronteggiare l'emergenza al fine di evitare che si ripetano altri casi di contagio come quelli riportati. Grazie. La ringrazio, Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha facoltà di rispondere, prego. Rispondo al presente question time che presenta prevalenti profili di competenza del Ministero dell'Interno, che proprio oggi mi ha comunicato che dall'inizio dell'anno sono arrivati in Italia attraverso le rotte del Mediterraneo quasi 64.000 migranti, sia nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, sia con altre modalità, attraverso mercantili privati, nel corso di 395 eventi di sbarco. Per quanto attiene all'aspetto sanitario, la gestione dei flussi migratori prevede che già nella fase di soccorso in mare sia assicurata ai migranti l'assistenza sanitaria da parte di personale medico e paramedico a bordo delle imbarcazioni della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, impiegate nelle operazioni di soccorso in occasione di eventi migratori nel canale di Sicilia e sulla terraferma. Ciò nell'ambito del progetto SAR Operation, finanziato nel quadro delle Community Action 2013 ed approvato dalla Commissione europea. Le attività sanitarie svolte sono finalizzate ad assicurare interventi tempestivi ed efficaci che consentono, ove ricorrono casi di particolare gravità, un trasferimento immediato dei migranti presso ospedali collocati sulla terraferma. Al momento dello sbarco, gli stranieri sono sottoposti ad un triage medico da parte delle ASL, in collaborazione con la Croce Rossa italiana, nell'ambito del progetto Presidium. All'atto dell'ingresso nei centri di accoglienza è effettuato uno screening diretto a verificare se sussistono patologie o sospetti di patologie che non consentono la permanenza nella struttura, ma richiedono invece il ricovero in ospedale. Aggiungo inoltre che il Ministero dell'Interno ha promosso un tavolo tecnico di lavoro, a cui partecipano anche i rappresentanti del Ministero della Salute, della CRI, dell'Istituto Nazionale per le popolazioni migranti e di altre organizzazioni non governative per definire requisiti sanitari da inserire nel nuovo capitolato d'appalto per la gestione dei centri di accoglienza per migranti. Nel merito della specifica questione del personale della Polizia di Stato impiegato nelle operazioni di soccorso, comunico che dal gennaio 2014 ad oggi sono stati effettuati circa 300 test per lo screening tubercolare. Inizialmente i predetti test venivano effettuati solo sul personale entrato in contatto con immigrati affetti da patologia tubercolare, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute. Attualmente, a causa del susseguirsi degli sbarchi, tali controlli sono effettuati in modo sistematico, indipendentemente dalla segnalazione di contatto a rischio su tutti gli operatori coinvolti nell'emergenza. Colgo l'occasione per assicurare sul fatto che i risultati effettuati non destano preoccupazione, in considerazione dell'assoluta sovrapponibilità delle percentuali degli operatori risultati positivi con quella usualmente riscontrabile nella popolazione non esposta. Da ultimo comunico che ad oggi non risultano fra gli operatori di polizia casi di scabbia. Grazie Ministro Lorenzin, ha facoltà di replicare l'onorevole Rondini per 2 minuti. Prego. Ma noi diciamo che non siamo soddisfatti, non ci rassicurano le cose che ci ha illustrato il Ministro. Noi riteniamo che l'allarme lanciato da chi giustamente rivendica il diritto alla tutela della salute dei militari e delle forze di polizia impiegati nell'operazione Mare Nostrum, raccolto e poi rilanciato dalla stampa, dimostra ancora una volta la superficialità con la quale si affronta questo fenomeno, che ha assunto ormai le dimensioni di una vera e propria invasione. Noi sappiamo, perché lo riportava un articolo del Corriere della Sera pubblicato ieri, e che ci dava conto delle affermazioni di Mario Raviglione, che è il direttore del programma globale contro la TBC,
all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lui ci diceva: tutti pensano che la tisi sia una malattia scomparsa, ma si dà il caso che colpisca ancora 9 milioni di persone ogni anno e di queste ne uccida 1.300.000, 3.500 al giorno, uguale all'AIDS, che sono poi le due epidemie che si contendono il triste primato per la morte, per le morti infettive. 2 miliardi porta l'infezione, 2 miliardi di persone portano l'infezione in modo latente e di questi il 10% svilupperà la malattia. Si dà il caso che buona parte dei paesi dai quali partono gli immigrati in questi paesi la TBC è endemica. Quindi noi riteniamo che se veramente vogliamo affrontare in maniera seria questa, che potrebbe poi trasformarsi anche in un'emergenza dal punto di vista sanitario, non possiamo permetterci il lusso di accollarci, noi riteniamo che forse la soluzione ve l'abbiamo già suggerita, ve la suggeriamo ancora: fermate questa operazione, riprendete la politica dei respingimenti e realizzate dei campi dove raccogliere gli immigrati direttamente in Africa, sulle coste di quegli stati da dove partono i viaggi della speranza. Lo dovete alla comunità che dovreste rappresentare e tutelare. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione 3914, onorevole Calabrò, concernente chiarimenti in merito ai contenuti e ai tempi per l'adozione dell'attuazione del patto per la salute 2014-2016. Onorevole Calabrò, per un minuto. Grazie Presidente, signor Ministro. Di questi giorni notizie di stampa che è stato messo a punto finalmente il patto della salute 2014-2016. E, se non sbaglio, giovedì scorso è stato anche presentato agli assessori della sanità e dovrebbe essere in settimana la prima riunione, forse mi auguro anche l'ultima, della conferenza Stato-Regioni per decidere sul patto. Ci sono alcuni punti all'interno di quanto risultava dalla stampa che avremmo piacere che potessero essere chiariti. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi fondamentali? Sembrava che fosse la confermazione del budget che c'era precedentemente annunziato, allora vogliamo avere delle certezze intorno a questo, intorno al budget, la possibilità che i risparmi derivati dalla spending review possano in qualche modo far... Già ho finito? No, Presidente. Un attimo. A 10 secondi. Grazie. Possano in qualche modo ritornare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, l'aggiornamento finalmente dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore tariffario per